Ciao, sono Luca Riccardi, General Manager di Teclom Italia e in questo video oggi ti parlerò di sterilizzazione, o meglio ti parlerò della nuova linea di sterilizzazione che ha progettato interamente Teclom Italia. Questa linea si chiama Sterilnox e completa la gamma Handy Surgery. Oggi parleremo delle novità, ossia delle soluzioni tecnologiche che Teclom ha inserito in una linea di sterilizzazione, possiamo chiamarla standard, ma vedrete che non lo è. Non mi soffermerò sulle cose banali, ma parlerò dei punti importanti che abbiamo ideato su questa linea di sterilizzazione. Secondo Teclomed, la linea di sterilizzazione è il biglietto da visita di una clinica odontoiatrica. Purtroppo oggi come oggi è abbastanza trascurata, però quando noi abbiamo progettato questa linea abbiamo pensato come un cliente che va in un ristorante. Tu come me sicuramente sarai andato in un ristorante dove la cucina è a vista. Perché ci deve essere la cucina a vista? Perché il cliente non conosce il ristorante, per cui se vede che il ristorante non ha nulla da nascondere e addirittura ti fa vedere la cucina, già è un punto a tuo favore. La stessa cosa è per la sala chirurgica. Perché dovrebbe essere diverso? Quando un paziente entra nella tua clinica non sa niente, ma se tu gli fai vedere una linea di sterilizzazione come la linea Handy Surgery, la prima cosa che farà sarà acquistare subito una fiducia nei tuoi confronti e nei confronti della tua attività. Ecco perché per noi è molto importante la sala di sterilizzazione. È molto importante che abbia un impatto ottico capace di creare una fiducia fin da subito tra il medico ed il paziente. Ovviamente devono essere presenti anche degli aspetti funzionali, quindi li andiamo subito a vedere e partiamo dal top di lavoro. In questo caso vediamo la configurazione da 2,5 m, tutti gli elementi sono modulari. Possiamo avere un top da 2 metri, come in questo caso, da 1,5 m o addirittura da 1 m. Il lavello è un lavello filo top, saldato per un discorso igienico proprio sul top, quindi vedete è un unico piano che è facile da igienizzare. Particolarità importante è l'erogatore. Come vedete non c'è il miscelatore, perché il miscelatore è difficile da igienizzare. Per regolare la temperatura del rubinetto abbiamo all'interno un miscelatore. L'azionamento avviene tramite il pedale elettrico. In questa configurazione abbiamo inserito il modulo lavello come secondo elemento. Ciò non toglie che uno possa decidere di metterlo come primo elemento o come terzo o quarto elemento. Quindi, perché l'abbiamo inserito come secondo elemento? Perché secondo noi in questo punto arriva il materiale decontaminato e cronologicamente l'operatrice segue tutto il processo di sterilizzazione fino al termine. Vediamo anche che l'altezza non è un'altezza standard, ma è più alta circa di 10 centimetri. Questo perché? Perché normalmente in sala di sterilizzazione si lavora in piedi, per cui se io lavorassi con un top più basso sarei costretto ad assumere una posizione scomoda e quindi faticosa. Ciò non toglie che è possibile anche ordinare mobili di un'altezza standard di 900 mm. Una cosa molto particolare è la guida della parete attrezzata. Questa guida permette di applicare tre supporti, in questo caso supporto ultrasuoni, supporto sapone e supporto tablet, ma nello stesso tempo di farli scorrere, quindi per trovare la posizione ideale, la posizione giusta di lavoro, e aumentare il piano di lavoro. Se l'ultrasuoni fosse appoggiato al top, diminuirebbe l'area operativa. Con questa soluzione riusciamo anche a mantenere alti gli standard di pulizia. La parete attrezzata ha interruttori per l'accensione sia della luce di illuminazione
sia delle luci della vetrina, prese e due prese USB per eventuali device che potrebbero servire per tracciare il processo di sterilizzazione. Vediamo che l'illuminazione LED ha un'inclinazione di 45 gradi ed è stata fatta proprio perché non deve abbagliare l'operatore quando lavora. Le vetrine sono totalmente in acciaio inox, hanno all'interno una striscia LED di colore blu. Questa striscia LED ha una funzione prettamente estetica, ma anche una funzione psicologica. È risaputo infatti che il colore blu crea una sensazione, trasmette una sensazione di sterilità, di asetticità e anche di relax. Questo colore quindi può rilassare l'operatore, ma nello stesso tempo creare proprio un effetto psicologico di sterilità al paziente. Sono disponibili due modelli di vetrine, una vetrina semplice o una vetrina equipaggiata con distributore guanti e distributore carta. I moduli sono due tipi, cassettiera o antina. La cassettiera è totalmente in acciaio inox con 6 cassetti e guida retrattile. All'interno del mobile antina troviamo due ripiani in vetro che sono regolabili, è dotata di una cerniera particolare in modo che accostando l'antina automaticamente avviene la chiusura. Proseguiamo con la colonna che ospita l'autoclave, l'imbustatrice e il termodisinfettore. La colonna è alta 2 metri. Quando l'operatore lavora in questo punto e deve imbustare i suoi ferri, può estrarre la sigillatrice e lavorare tranquillamente su questo piano di appoggio. Questo piano di appoggio supporta un peso di 90 kg. Infine, sulla parte superiore abbiamo ricavato un vano con un'antina ad apertura verticale, dove è pratico inserire tutti i registri di manutenzione delle macchine elettriche. Come per le antine e i cassetti, anche la chiusura di questa antina è automatica. Gli optional che si possono installare su questa linea di sterilizzazione sono il demineralizzatore per il carico automatico dell'autoclave prima di surgery sotto il lavello, oppure la siringa aria per l'asciugatura e la pistola acqua per il risciacquo con acqua sempre proveniente dal depuratore sotto il lavello. In questo caso vengono installate qui. Questi sono i punti di forza della linea Sterinox di Teclomed Italia. Una linea di alto impatto estetico, facile da pulire e da igienizzare e minimale. Teclomed Italia durante la progettazione si è spinta oltre, perché ha creato un sistema di tracciamento, un sistema di rintracciabilità digitale senza nessun software. Questo sistema si chiama SGT ed è in grado di legare tutti i dati che provengono manualmente dall'operatore con i dati digitali delle macchine in un'unica piattaforma, creando proprio un archivio di rintracciabilità semplice, rapido e preciso. Se vuoi ulteriori informazioni su SGT SterilTrack, puoi trovare sul configuratore online di Teclomed Italia. Sul configuratore online ovviamente puoi trovare anche Sterinox e decidere come configurare il modulo di sterilizzazione in base ai tuoi spazi. L'indirizzo per andare sul configuratore è questo che vedi. Avrai modulo vetrina con distributore guanti e carta, parete attrezzata completa, varie misure di top, modulo sotto lavello, modulo cassettiera, modulo antina e modulo colonna. Sempre nel configuratore potrai scegliere se equipaggiare la tua linea anche con le macchine Teclomed Italia. Ti lascio con una frase che è: fai di Sterinox il tuo biglietto da visita. Un saluto da Luca Riccardi, General Manager di Teclomed Italia. Ciao!